Abbiamo in 7 mesi di attività portato a conoscenza di tante realtà di borghi rurali, piccoli borghi rurali d'epoca longobarda, attraverso 36 itinerari. 36 itinerari che da maggio a novembre hanno preso diciamo, tutti i fine settimana, e c'è stata una grandissima partecipazione. Grazie alle amministrazioni che ci hanno supportato in questo progetto. La cosa bella è che è stato fatto per la prima volta. Questi borghi segnati dal terremoto e da tante problematiche hanno aperto all'accoglienza e all'ospitalità per la prima volta del turismo rurale, ed è stata una cosa bellissima perché tutte le comunità si sono riunite, si sono adoperate nel recuperare spazi perduti, nel recuperare antichi luoghi di ritrovo, e secondo le vocazioni e le peculiarità di ciascun borgo, il risultato è stato splendido. Infatti è l'obiettivo di questa manifestazione che noi abbiamo appoggiato fin dal primo momento, perché va proprio nella direzione che ci siamo dati anche come amministrazione comunale della riscoperta del valore di tutte le nostre frazioni, di tutti i luoghi che fanno parte della nostra area. È stato un viaggio all'interno dei nostri comuni, dei nostri territori, un viaggio non solo in qualche modo legato anche all'aspetto salutistico, sportivo della passeggiata, ma quanto a tutti i contenuti culturali, storico ed enogastronomici. Insomma, si sono agganciati tantissimi temi a questo festival e a ogni appuntamento, quindi veramente un motivo di valorizzazione grande per la nostra città, per il nostro territorio, e di importanza per quei luoghi che generalmente magari non sono sotto i riflettori e che quindi in realtà meritano tantissima attenzione da parte delle istituzioni, e sicuramente queste attività in qualche modo possono dare rilevanza a questi luoghi, in qualche modo avviare anche tutta una serie di attività per salvaguardarli.